modello, mi chiamavo questa e quella, e tra manana se coccia, poi ci questo non mi scoccia, ma ieri me che cosiddetta, non mi manca mai niente. Eccoci nel bellissimo centro storico di Ripalimosani, perché è proprio da qui che inizieremo il nostro viaggio alla scoperta di questo bellissimo comune con la sua storia, la sua cultura e la sua tradizione. E parliamo proprio di tradizione, perché siamo qui in questa che comunemente chiamano UFOS in dialetto. UFOS, Piazzetta San Michele. Ebbene, da qui diciamo parte ed è una delle tappe fondamentali di quella che è una tradizione davvero innata in questo paese, che è la mascherata. E siamo in compagnia di Danilo, uno dei protagonisti sicuramente indiscussi della mascherata, autore, non solo, conduttore. Possiamo dire concertatore? Sì, sì. Concertatore a tutti gli effetti, un termine storico che viene utilizzato proprio per indicare colui che in qualche modo dirige questa compagnia itinerante per le strade, appunto, e per il borgo di Ripalimosani, composta da musicisti, cantanti, attori, e naturalmente il tutto viene studiato, ci sono delle prove appunto durante tutto l'anno e c'è naturalmente qualcuno che dirige tutta quest'opera. Allora, Danilo, è un piacere essere in tua compagnia. A questo punto non ci resta che spiegarci a tutti noi e anche agli amici che ci stanno seguendo in cosa consiste la mascherata. Ricordiamo che il periodo dell'anno in cui si svolge qual è? Febbraio-marzo, quindi quello di carnevale, ovviamente. Quello di carnevale. Allora, cosa si fa la mascherata? Raccontaci, è un ci sono dei carri oppure un corteo oppure dicci? Allora, iniziamo subito col dire che non c'entra nulla con i carri allegorici. Perfetto. La mascherata è una commedia popolare, qualcuno l'ha definita un musical nazional popolare, è suddiviso in scenette simpatiche, comiche e canzoncine spesso parodiate. E da chi viene portata avanti la mascherata? Innanzitutto da un gruppo organizzativo e da una allegra compagnia che arriva fino ad 80 persone. E quindi un bel gruppo coinvolgente di ragazzi, ma è scritta e diretta da persone non professioniste, finora sempre del posto, e da attori e musicisti assolutamente non professionisti, cantanti assolutamente non professionisti. Tra i musicisti invece c'è sempre stato qualche professionista. È uno spettacolo itinerante, perché si svolge in 5 tappe prestabilite del paese, che sono poi, diciamo così, dei palcoscenici improvvisati per l'occasione. Tra cui questo. E ci troviamo appunto Nufos. Ufos. Che è sicuramente la tappa, noi la chiamiamo le posate, i pesate, più importante per il popolo ripese, la tappa più sentita. Ci troviamo nel bel mezzo di un cortile del centro storico di Ripalimosani e parlando invece di numeri, sicuramente poi quella del Teatro Comunale all'Aperto Nicolino Camposalcuno diventa chiaramente la tappa più importante per la mascherata, perché è lì, insomma, che il flusso di persone che ci seguono cresce e negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, perché abbiamo avuto dei numeri, insomma, importanti. Dal punto di vista emotivo è un po' difficile spiegare a chi non è ripese che cos'è la mascherata, perché per noi è quasi un sentimento la mascherata, perché come dire, è qualcosa che ci portiamo dentro sin da bambini. Addirittura in passato a Ripalimosani la mascherata veniva studiata alle scuole elementari. Ecco, stiamo provando con delle iniziative collaterali a tornare a questo, con chiaramente tante persone che si impegnano, con l'aiuto della scuola, e devo dire che ci stiamo riuscendo, perché i bambini, il popolo ripese veramente nutre tantissimo affetto per questa manifestazione. Ultimamente ci seguono da tutta la regione, perché no, anche da fuori. E quindi, insomma, siamo contenti dei risultati degli ultimi anni, assolutamente.
Madonna, che bellissima! Ci mettete pure un spacco! Madonna, ci posso aggiornare tutti i profili. Instagram, Twitter e Facebook. Madonna, che fatica, è sempre bella e perfetta. Oddio, ma mi scordavo di WhatsApp. Ci hai pensato, come mai emi? Madonna, che io che ti ingastare. Mamma, come so bella, è fatta, e che qua? Mamma mia. Beatrice! Tutto New York! A tutta la cittadinanza! A tutta la cittadinanza, io ne sei buttato niente! Un baladata, il giorno, il mese e l'anno! Fagli pro bello giorno, ci stava! Un baladata oggi! E che cazzo ci facciamo io qui a te? Madonna, compa, come al solito, non capite niente, me! E qua, mi te scrivi, ah! Va! Oggi! 3 marzo 2019! Veniamo noi! Io! Antonio e Giovanni a dirvi che... Che? Il 12 di agosto tutti dovete venire alla Querciglione, alla Fiera del Bestiame, e alla Corsa delle Cavalle delle Contrade di Rì. Ipa! Per vendere frastieri. La pitrina, la saviciccia, il caciopondo e con il ben arscherol di ruocci dietro lui, ad nei numeri uni con un pan. Allora che invece tu che ti dico, e lui veduca! Ricapitolando, avete questo gruppo di musicisti, cantanti, attori che possono essere di varietà, giusto? Assolutamente. Ok, sì. Dopodiché cosa succede? Provate tutto l'anno, se non ho capito male. Proviamo per diversi mesi dell'anno. Dopodiché nella giornata, quindi legata appunto al periodo di carnevale, andate in scena, quindi non solo una volta, quindi questa è la cosa insomma anche molto carina, ma più volte, come hai detto tu, in 5 luoghi di Ripalimosani, quindi ripetendo ogni volta lo stesso copione, quindi lo stesso spettacolo. Assolutamente, lo stesso identico copione che ogni anno cambia, questo è sicuramente qualcosa di originale. Di solito a Carnevale siamo abituati a parlare, come dicevi, di carri allegorici, no, è tutt'altro. La Mascherata è una vera e propria commedia musicale, popolare chiaramente, che quindi si sviluppa in diversi punti prestabiliti del paese. Addirittura in passato erano 9 questi punti, sono andati man mano calando, adesso siamo a 5 palcoscenici, 5 palcoscenici improvvisati, ed è per i ripesi sicuramente qualcosa che stiamo provando a trasmettere anche fuori, una passione incredibile per noi ripesi.